Armando, girati, Armando, girati, sei un grande. Questa mi mancava. Al di fuori del Cleto Festival c'è chi è che riesce a fare con... Cosa sono? Vedi, sono secchi ma sono vivi. Rivivi il Cleto Festival. Ciao! Le polpette d'alici, sì. E poi ancora i pizzici degli ure cucuzza, e poi c'è pure le patate al forno e un pezzettino di gialetta, e quella non manca mai, buonissimo. Ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, come ogni anno, come ogni anno. Bene, qua il massimo giustamente sta facendo ancora pasta. Certo, abbiamo tolto la prima sfornata. Vabbè, allora ancora c'è da mangiare. Da noi si dice la prima sfornata, vai in squadra. Ragazzi, siamo nell'anima, insomma, di quello che il credo si mangia. Sì, si mangia. Non
si può non mangiare. No, è vero. Guarda qua, guarda. Si campa di solo musica, solo cultura, ma ci vuole giustamente la pasta e il vino. Certo. Da quella parte vabbè, stanno spillando birra, però vabbè. Il vino va bene lo stesso. Sì, va bene lo stesso vino, comunque su questi due bel bicchiere di vino comunque. Beh, allora vuol dire che dopo sfrutteremo il pass e ci faremo anche noi di pasta e vino. Certo. Allora io proseguo. Buona serata. Dietro le cose vedere come schizzano la birra, quelle puttane. C'è la resistenza a birra che viene. No, poi la birra cambia la serata. Soprattutto con questo tempo. È dura lavorare a credo. Un po'. Sì, un po'. In una parola, esplosivo. Esplosivo? Sì. E questa sera non bagnato. No, diciamo asciutto. Ma stanno mangiando. Alla grande. I panini si sono venduti, diciamo, in queste tre del credo vecchio. Sì, tantissimo. Male, vanno a gola proprio. Sì, ma qual è il panino, diciamo, quello completo? Il completo con peperoni e cipolla locale. Leggerissimo. E due goccine di peperoncino, così in tema nel panino calabrese. Il tuo ci manca solo il peperoncino, però lo puoi trovare lì in cucina. È un pane qua dove l'hai detto? L'hai detto? Ma si mangia il credo vecchio, lo stanno mangiando? Tantissimo. Però dai, dove vengono queste cose? Sono a chilometro zero. Chilometro zero, vengono da Yellow Calvo questa salsiccia. E quindi sono salsicce meno strane. Bisogna provarle. Ok. Grazie. Buon festival. Grazie, altrettanto. Purtroppo a volte il destino come dire, si nasconde con brutte cose. Comunque, tornando all'oggetto dell'incontro di questa sera, io a partire da oggi nulla avverrà più come l'avete previsto, nulla avverrà più come l'avete desiderato o sperato. Grazie al metodo, quanti disastri non saranno più attribuibili a voi? Finalmente vivrete una vita libera dai sensi di colpa. Siete curiosi di sapere se lei vi sta pensando oppure no? Il dado vi consiglierà se chiamarlo o meno. Siete curiosi di sapere cosa succede se vi spaccate forse la testa al muro? Il dado saprà consigliarci. Vabbè, siccome il numero qua, c'è qualcuno di voi che c'ha un attimo un accendino? Accendo le torce e faccio il numero. Ciao la signorina, grazie. Vabbè, devo fare qualcosa mentre aspetto, grazie. Un applauso alla velina. Grazie, non hai riscosso successo, eh? Da quattro le mani solo l'amico tuo. Okay, come ti chiami? Simona, al volo Simona. Che lancio da cioccolire veramente. Comunque dai, sempre per quei 14-15 che mi stanno dando retta, io ci tengo a precisare che uso fuoco vero, questo è fuoco vero. No, perché c'è gente che non ci crede, dice a voi imbrogliate, fate via, è fuoco vero, e per dimostrarvi che è fuoco vero, incendierò sto bambino. Ti do fuoco un attimo, così capiscono che... è strana sta reazione, vabbè, il bambino è un codardo, però il fuoco è vero, ve lo garantisco. Fuoco è vero, signore e signori, il mio numero pericoloso inizia più o meno intanto fuoco a lui. Inizio. Il mio numero pericoloso, signori, inizia più o meno. È molto poco a te bella linea però, eh. Inizia più o meno così. Di solito scatta l'applauso. Questa sì, perché signore vi dicevo, il numero pericoloso inizia così e continua più o meno così. Grazie.
grazie. Secondo, 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 perché prima.